Mister, soddisfatto della vittoria e della prestazione? Sì, sono contento della vittoria, penso che dovevamo concluderla prima. Guardare vicino al microfono, mister, se lo si sente, se no. Avvicinati. Adesso? Mi serve adesso? Mi senti? Sì, adesso sì. Ah, Sono ti contento della rispondo. vittoria. Sono contento della vittoria, però sono convinto che dovevamo finirla prima. Se no si soffre troppo. Comunque un primo tempo dove tante azioni, gioco veloce, forse hanno concesso anche molto spazio loro, adesso poi non si sa bene se il merito è della Samboldi è merito loro. No, no, io non parlo di loro, io parlo di loro quando ci sono meriti. Penso che noi abbiamo meritato questa vittoria. Dobbiamo migliorare la fase di finalizzazione. Di Massimo in La fatica muscolare. rapido a mangiare Secondo te fai delle domande che secondo te allora bisogna finirla prima. Ha detto affaticamento muscolare per Di Massimo l'ha No, risparmiato. penso di sì, l'abbiamo tolto per non rischiare. Mister Senna, domenica si va a Carpi, una partita importante, negli ultimi, come tutte le partite, ma negli ultimi tempi comunque fuori casa la Samba non ha. Domenica non ti voglio parlare perché mi fa male la testa. Voglio, adesso vado a riposare, domenica inizio domani. Ok. Oggi parliamo di oggi, rilassarci, recuperare bene, recuperare i giocatori, dopo domenica si vedrà. Ma la testa per il secondo tempo? No, mi fa male la testa perché mi fa male. Era la battuta. Secondo tempo non brillantissimo. Dobbiamo migliorarci anche se abbiamo avuto delle chance. Non possiamo. Noi abbiamo avuto delle partite che tipo la Reggiana, perdiamo in modo, non abbiamo approfittato delle situazioni delle ripartenze, che ci ha servito l'esperienza. Allora non può capitare più, per quello io ero preoccupato nel secondo tempo in quel senso lì. Ho già visto questo film cambiato. Hai Chiaro, continuato? è quello lì, il film è quello lì. Cambiato. Bisogna finirle le partite, bisogna finirle, perché un cross, un corner, una scivolata, il campo è bagnato, un rimpallo, può capitare di tutto, di più a livello che giocano loro. Allora bisogna finirle, hai avuto 4-5 palle gol, si devono finire nel primo tempo. A parte, sono queste le partite che fanno classifica. Che è successo col cambio di Pirenda? Non si è capito bene che non è Sì, entrato. abbiamo sbagliato noi, abbiamo chiesto scusa agli arbitri, mi hanno chiamato, è stato un sbaglio che il giocatore non aveva la maglietta e non si può fare così perché è per una questione di rispetto verso gli arbitri. L'abbiamo chiesto scusa. Sento Matteo, adesso per quella scommessa che abbiamo fatto di lei deve vincere a capo, per forza, per superare 30. Speriamo. Siamo a 28. Abbiamo 6 punti in gioco. No, 3, la giornata d'andata 3. Ah, però. Ah, è vero. Pensavo che fanno le No, no. Ah. Allora, prima di tutto. Vedremo come prepariamo la partita da domani, vedremo come hanno finito i giocatori, che non è domani che si vedono i dolori o i fastidi, dopo 48 ore, andiamo con calma, piano piano, avremo tempo di prepararla. Vediamo. Rocchi può rientrare? Ah, non lo so, mi fai delle domande che adesso non ti so rispondere. Giochi alle 5 e mezza la domenica, vuol dire 5 giorni e mezzo, e non recuperi. Allora è grave.
non puoi giocare. Al pallone, se non giochi ogni tre giorni, non puoi giocare. Ci pretendi di arrivare alto. Qua ci sono i giocatori che hanno il motore. Non dipende da me, dipende da loro. Se te ti preoccupi che dopo 5 giorni no, che non possono giocare una partita con 23 anni, io sarei preoccupato. Posso?